Ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay qui col vostro Vale93Bar e AC Revelation. Allora, dunque, ecco Luciano. Io sono Danny. Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Ottimo. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. E allora com'è possibile? Sul serio. Che faccia che hai fatto? Ma vaffanculo, Yusuf. Ecco, ti faccio vedere. Sei proprio uno stronzo, lo sai. Questo gli ha detto Ezio. Ne sono più che certo. E comunque sì, mi farebbe comodo imparare a usare le bombe. Sai com'è, Yusuf, si avvicina a Natale e a me piace sparare, quindi... Le nostre bombe si compongono di tre parti. Oh, ottimo. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Ah. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più. L'involucro. Ma lo vedremo più tardi. La polvere nera. Concentrati su questi elementi. E l'impatto, quindi... Frammenti metallici. Ah. Fabbrica bomba, no. Prova bomba. Oh, fico. Che figata. Sono morti. Oh, cazzo. Oh, bastardo. Vai, butta la bomba. Oh, sì. Vai che esplode, eh. Oh, sì. Oh, a posto. Quindi, fabbrica bomba. Ottimo. Aggiungi bomba. Aggiungi bomba. Finito? Troverai molti ingredienti per le bombe, sparsi per tutta la città. Meraviglioso. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No, è un diario. Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo. Il padre di Marco. Ce l'aveva addosso un templare Masyaf. Oh! Accenna alle cinque chiavi della biblioteca di Altair. Niccolò le portò qui e le nascose. No, vi prego, non ditemi che Niccolò Polo è collegato ad Altair. Ne hanno già trovata una, sotto il top capì. Voglio recuperarla e trovare le altre quattro. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al Bazar. Ottimo. Per darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Ma chi se ne fotte? Fabbricare altre bombe? Non me ne può fregare di meno, ma il gioco mi dice di farlo, quindi... Ok, dunque... Vediamo di muoverci. Bomba schedule. Sì, vabbè, l'ho già vista, ce l'ho in mano. Grazie per il suggerimento. Fabbricatore di bombe. Ha spezzato il guinzaglio. Sono proprio. Oh, che casino. Oh mio Dio, questo è il mercato, immagino. Allora, oh. Ecco, fuori dal bazar qui. E qui? Sì. E permesso? Piri Reis. Oh sì. Credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì. Perché? Ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Niccolò Polo. Ah. Tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Ci sono andato vicino. Ma va a cagare. Sì. La vecchia bottega del Enzo? Polo. No, Ezio. La. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Grande Luciano. Sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio... Ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ottimo! Ed è tornato comodo agli assassini.
ci ha dato un vantaggio. Bene, dammelo anche a me. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive e alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita, ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Oh, fidati, so usarle benissimo. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere. Va benissimo. Pio Race. Ora dunque, per uscire. Aspetta, qua ci sono altre cose. Ok. Ah no, non posso salire. E qui che cosa c'è? Che cosa? Entra a deposito nella cassa. Ah no, ma non è per uscire questo. E allora non me ne faccio niente, caro P-Race. No, forse sì. Puoi uscire da là. Ok, ok, epic fail per me. Quindi usciamo da questo simpatico bazar. Allora, oh, sono un deficiente. Un grandissimo deficiente. Ah, oh, vaffanculo, non so più da dove andare. Perché è rimasto da parte quell'ultimo schifoso verino che stava? No. Aspetta, questo cos'è? Pagine di diario recuperate, 1/10. E poi i cittadini di diario per giocare in un luogo segreto a Costantinopoli. Oh, che figata. Penso che lo farò prima o poi. In privato. Sì, perché io ho due salvataggi. Il primo ho finito da un sacco ormai. Ed è il mio personale e questo che è quello di Esports. Cioè, che è utile per la gameplay. Ok, wow. Allora, andiamo, andiamo, andiamo verso il punto esclamativo. Oh, ci siamo. Mi piacciono le missioni iniziali perché sono sempre vicinissime. E questo posto cos'è? Zan, zan, zan. Buongiorno. Oh, salve. Entrate, prego. Ma questa è quella che stava sulla nave? Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Ho notato. Venite da Rhodey, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Ah, visto? Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Oh, posso wow. dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Benissimo. Un volto familiare. Vai, Ezio. Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Ah, che bello. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Abitavo qui con i miei genitori quando ero fanciulla. La guerra è già allontanata. Intanto mentre parla di sé, lui pensa ad altro. Vabbè, ciao. Sofia! Dove diavolo sono i libri che cerco? Qui? Bersaglio individuato. Che culo! Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh sì. Oh mio Dio, chi ce l'ha messa? Incredibile. Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Cos'è, un invito? Voi chi siete, messere? Sono l'uomo più interessante della vostra vita. È modesto lui. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Oh sì. Voi guardatemi. Ciao. Vola nell'infinito, Ezio. No, no, questi sono... Ho capito, sono tipo le tombe lì. Come si chiamano? Dei cinque cosi per Altair. Mi annoiano leggermente. Vabbè, dai, vediamo un po' che si può fare. So, Ezio, veloce. Oh, wow, sono nella fogna. Per non dire che schifo. Altro. Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Ah, è una cisterna. Sono qui da qualche settimana. 13 mesi. Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte. Ma non è città. Morto il Gran Maestro? È una grande città questa. Lo so. È quello che ho detto. Ha la voce di Schwarzenegger, uno di loro. È una grande città. Idioti. È una grande città questa. Ok. Che devo fare? Sincronizzazione totale? Non farti individuare. Vabbè, ci posso sempre provare. Allora. In.
Ok, non c'è niente? No, non c'è niente. Allora. Oh sì che c'è qualcosa. Soldi, 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 tocca stare nel quotidiano. Perché? Viva i soldi! Fosforo, che poi non sono soldi, sono solamente cose inutili. Ok, vai Ezio. Immagino che debbo salire di qua. No, ok, ottimo. Dove cazzo me la devo... Ah! No, 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 avevo ragione io. Dovevo salire. Ah, dovevo salire, dovevo salire. Quindi, ok, ci siamo. Oh, buio, buio pesto. Che cazzo è stato? Presto troveremo le chiavi. Oh sì, trovate le chiavi. Sale di pietra. Frammenti metallici. No, non c'è nessuno. Uccidi il capitano. Occhi aperti, eh. E guardate le porte, non i vostri piedi. Qual è la differenza? Allora, devo uccidere il capitano Templare. Ok. Quindi se il capitano dovesse passare di qua... Ok, ok, con calma. Shhh, zitto Ezio. Tipo antifurto della macchina. Ce n'è un altro lì, ma non penso che arriverà mai. Allora, dunque, vediamo di sistemare la faccenda il più velocemente possibile. Involucro da impatto, voi non vedete nulla, ma vabbè. Polvere pirica inglese. Allora. Oh sì, sono ben armato. Allora. Oh sì, ce l'ho. Oh no, non sono un mercenario e te ne accorgerai presto. Ma... Oh, ce n'è un altro? Ehi voi, vi state comportando... No, non m'hanno visto, vi prego. Non m'hanno visto. Ok, non m'hanno visto. Intanto lì in fondo c'è il capo templare lì. E non ha visto nulla nemmeno lui, ottimo. No! Bastardo! Chiave della porta della cisterna ottenuta? Era lui? Apri la porta della cisterna. Vabbè, non ho parole per questo. Allora, ragazzi, fatevi sotto. Avanti. Avanti! Ah! Bastardi! Oh sì! Oh sì! Oh sì! Con chi credete di avere a che fare? Oh! Chokeslam! Mamma mia! Oh sì, credo di poter fare anche molto altro. Aia! Ok, siccome c'è quel tipo là con la lancia... vai Ezio! Vai Ezio! Oh sì, oh sì, ficcagliela grandissimo Ezio. Adoro Ezio quando fa queste cose. Va bene, vai. Vai, 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 veloce, velocemente, dai. Su, su Ezio. No, c'è ancora qualcosa da fare. Ah, c'è qualcuno lì. Sì, vabbè, io ragazzi penso che vi devo salutare, noi ci vediamo per il prossimo gameplay, quindi un ciao dal vostro Vale93 Bar.